Buongiorno, benvenuti alla presentazione di questa, di queste manifestazioni della nostra estate, di tutti questi appuntamenti che abbiamo messo assieme. Perciò io vi ringrazio di essere presenti qua, saluto tutti quelli che si hanno fatta e hanno portato la loro presenza in questa conferenza stampa e passo la parola al sindaco per il primo introduzione e i saluti di istituzionali. Buongiorno. Grazie. Benvenuti a tutti. Ovviamente io cercherò di essere abbastanza breve, anzi lo sarò, brevissima, per poi lasciare spazio invece a chi materialmente ha contribuito alla realizzazione del programma di questa estate in piazza. E parto immediatamente anche con i ringraziamenti, no? Perché gli sforzi che sono stati fatti per la realizzazione di questo calendario, che è una bellissima cosa, sono partiti da, credo, immediatamente dopo Carnevale invernale, e hanno portato degli ottimi risultati, soprattutto alla luce delle difficoltà enormi che ci sono, sia dal punto di vista del reperimento dei fondi, che è una delle difficoltà, ecco, che è una delle difficoltà più classiche e più conosciute ormai purtroppo negli anni, sia per le difficoltà che bisogna affrontare negli ultimi anni per quel che riguarda l'organizzazione dal punto di vista della garanzia della sicurezza nelle manifestazioni che si svolgono all'esterno. Quindi io ringrazio davvero tutti, sono felice che ci sia un calendario estivo che comprende tutto, un calendario estivo peraltro, ancora questo dico, che visto lo sforzo fatto, è stato un calendario estivo, cioè è un calendario estivo, scusatemi, anche di qualità migliore rispetto agli anni passati. Ogni anno si tenta di fare qualcosa di più. Devo dire che Mario, che è stato, diciamo, deus ex machina per quello che riguarda anche il reperimento di una serie di cose, non solamente di fondi, è riuscito anche a metterci qualità. No, ovviamente mi riferisco a tutti gli appuntamenti, ma in particolare ad alcuni che sono particolarmente orgogliosa di ospitare in piazza, uno tra i quali è quello di con Daniela Pobega e con le altre mugesane di altissimo livello. Quindi grazie davvero a tutti. I miei baskets ovviamente sono una cosa che siamo riusciti a realizzare e a portare al terzo anno, credo che però ci sarà poi una presentazione specifica per quel che riguarda, esatto, per quel che riguarda anche per il carnevale estivo e per i baskets, quindi mi fermo qua, solamente mi limito a ringraziare davvero tutti per lo sforzo, grazie e buona estate a tutti. Un po' più di entusiasmo, vedo. Bene, allora questa è l'apertura del Mugestate, che comprende le tre manifestazioni. Oggi siamo qui per il mese di luglio e agosto, che parte dal 5 di luglio e arriva il 4 agosto. Conferenza stampa per il nostro carnevale estivo la faremo verso la fine di luglio, e poi faremo una conferenza stampa per i basket, giusto? In agosto? In agosto. Sarà un mese fantastico. Io comunque ringrazio Paolo Crevati, il mio vicepresidente, che mi dà sempre una mano e mi sostiene nei momenti tragici. E ringrazio il comune, perché senza fondi, senza soldi non si fa niente. Si può avere tutte le bravure di questo mondo, ma senza soldi non si fa niente. Anche se non sono ancora arrivati, ma no, sì, qualcosa si è arrivato, sì. Allora, mi hanno insegnato a piangere e a chiedere. Boh, vabbè. Allora, sarà, poi ringrazio Claudio
Micali, che è il nostro grafico e che mi sopporta in tutti i casini e che sopporta anche i casini dell'assessore che ogni tanto cambia, tira via questo, metti questo, al libretto già finito, abbiamo dovuto cambiare di nuovo, però sono cose che contingenti, che succedono quando facciamo queste cose. Mese fantastico. Le bravissime band che ogni anno hanno allietato la nostra piazza, che già le conosciamo e che si allieteranno ancora. Però quest'anno abbiamo due novità che mi picco particolarmente, che le ho cercate io. Allora, ci sarà una serata con due ragazzi giovani, Simone e Luisa, del gruppo, una piccola band che si chiama Indaco, che faranno tutto cartoni animati, musica da cartoni animati per i bambini. Per cui questa serata sarà dedicata a tutti i bambini. E poi, dopo un anno che ci sto dietro, siamo riusciti ad avere tre magnifiche mulcesane che proporranno i temi principali. C'è un anno che rompe il baile a Daniela, no, è vero? Sì. Daniela Pobega, Elena Caineri e Francesca Marsi, e accompagnata da Alessandro Scolzi, che ci dedicheranno una serata, spero, fantastica e stupenda. Io ho detto se posso presentare io la serata. Cosa, presento io? Presento io? Ma mi devo... posso venire qui? Sì, o... sì? O mi devo mettermi la cravatta? No, sì. Bene. Raghi Longhe. Oh, va bene. Allora, vi ringrazio di essere qui. E vi do appuntamento verso la fine di... devo ringraziare anche la Flash, che è sempre disponibile con il palco per la piazza, ma che ci darà una mano anche al carnevale estivo. Poi anche la Soul Solution, che farà tutta la parte service. Boh, basta, non verrò un po' più le scatole. Adesso che passa la parola ai Musa Basker. No, lui vuole essere l'ultimo, perché dopo sì. Giustamente, conclude poi l'assessore. Niente, io sono qua in nome dell'associazione Sparpagliati, quindi siamo quelli che si sono lanciati in questa avventura dei baskers del Muya Basket Festival, quindi a fine agosto. Abbiamo appuntamento 23, 24, 25 agosto. E vi porto i saluti del presidente e di tutta l'associazione, che non sono qua oggi con noi, però siamo un po' sparpagliati appunto di nome, di fatto, perché siamo 3-4 quadrieste, Murgia, invece gli altri sono in Umbria, in Sicilia, quindi insomma ci vedrete ad agosto, ma intanto sono qui in rappresentanza. E volevo ringraziare ovviamente il comune, le compagnie di carnevale, la Brivido, perché siamo arrivati alla terza edizione grazie al loro supporto, alla loro collaborazione e la collaborazione anche di altre associazioni come il Servizio Civile. E cosa dire? Ci sarà la conferenza stampa ad agosto, prima del festival, però vi svegliamo poco al momento. Solo che quest'anno abbiamo deciso con la direzione artistica di Riccardo Sdano di puntare su un cast di artisti internazionali, quindi ci saranno tantissimi artisti internazionali che riempiranno le piazze con i vari spettacoli di circo e di teatro di strada. E abbiamo un'altra novità, che questa ve la possiamo svelare, ci sarà un momento di creazione la settimana prima del festival, quindi già dal martedì, mercoledì vedrete degli artisti che creano uno spettacolo appositamente in occasione del 500enario della Leonardo da Vinci. E quindi questo colleghiamo, diciamo, il festival anche alla cultura, e la regione l'altro ci ha sostenuto quest'anno, per fortuna, quindi completa di soldi, appunto, quelli servono per finanziarci. E niente, quindi vi aspettiamo. Sarà magia, sorprese, e il programma verrà svelato più avanti e vi diamo appuntamento fine agosto. Intanto parteciperemo agli eventi. Grazie. A me non è che vado in Napoli. No, mi sono dimenticato, sono... Mi manca che lei, perché mi sta su con le orecchie. No, mi sono dimenticato di dire che starsi in piazza è in collaborazione comune
Compagnia del Carnevale, ma anche i bar della piazza, Tenda Rossa, Marconi, Antico Caffè Marconi e Bikers Caffè, che grazie anche alla loro collaborazione riusciamo a fare un mese fantastico. E adesso vi passo l'assessore che verrà per... No, prima il sindaco. L'assessore romperà un po' le scatole con numeri e cose, no? Allora, assessore. Allora sì, volevo solo aggiungere che in realtà l'estate mugesana non è esclusivamente questo. L'estate mugesana è anche molto di più, perché è formata anche da numerosi eventi collaterali, anzi, che qui dentro non ci sono. Perché sono eventi sportivi. Ieri abbiamo chiuso per esempio la Tregolfi, manifestazione importantissima internazionale, giunta alla sua 15ª edizione, con una partecipazione sempre più numerosa, una manifestazione sportiva all'insegna della transfrontalierità e delle frontiere aperte, già da 43 anni in realtà. 15esimo anno solo di una parte della manifestazione, quella più ampia. Si inizia la prossima settimana, il 2 luglio, inizierà Muge Estate, che non è questo, ma è il torneo di basket, giunto anche quello, credo, alla 15ª edizione, quindi un bel po' di anni. Ecco. Piano piano, Mario, ce la facciamo, piano piano ce la faremo a mettere tutto ciò in quello che è il programma dell'estate mugesana, a conclusione del festival degli artisti di strada. Ci sarà subito dopo il festival jazz, anche quello giunto alla ennesima manifestazione, scusatemi ma non ricordo esattamente il numero, ma un bel po' di edizioni. Anche quest'anno ci saranno grandissimi nomi, quindi Muggia, diciamo, vivace, vivacissima per quello che riguarda tutta la programmazione estiva e anche in realtà per tutta la programmazione del corso dell'anno, ma in particolare concentrata sulla programmazione estiva, che ci rende davvero particolarmente orgogliosi. Adesso passo la parola all'assessore. Grazie. Grazie sindaco. Io ringrazio anche il sindaco, che è particolarmente attenta a tutte le richieste che vengono fatte per mantenere viva questa piazza, per mantenere vivo il carnevale, per mantenere viva la nostra storia di cultura e di voglia di stare assieme. È un impegno non da poco, che comporta sia dei stress psicofisici, delle incazzature tra gli uni e gli altri, delle frasi molto dirette, ma è questo che ci fa stare assieme e che riesce ad andare avanti. Perché l'impegno di quest'estate sono quasi 70.000 euro che il Comune mette dal proprio bilancio per far sì che questo mese, questi due mesi, dal 5 luglio al quando finì il basket, dal 5 luglio al 25 agosto ci siano delle serate piene, perciò è un impegno importante che, e noi siamo felici di farlo, sì. Sì, poi c'è, come diceva prima il sindaco, il Muge Jazz Festival, però non sono nei 70.000 euro, quelli sono altri, le manifestazioni sportive sono altre, perciò prima o dopo faremo un conto. Io ho fatto solo il conto delle manifestazioni che stanno sui capitoli dell'assessorato promozione della città. Però questo ci rende orgogliosi anche di fare quelle ordinanze dove prolunghiamo di mezz'ora la musica. Abbiamo visto che il dibattito nella città grande è proprio sul fatto che chi fa musica fa confusione. La musica può essere bella o brutta, può piacere o non piacere, però è la voglia di stare assieme che fa sì che la musica sia una componente fondamentale della nostra piazza. Perciò io la chiudo qua con i ringraziamenti doverosi ai miei collaboratori, agli operai, alla polizia locale, a tutti quelli che sono vicini a me e mi sopportano.
e di questo mi scuso ogni tanto quando mi sopportano in maniera un po' irruenta, e ringrazio soprattutto lo staff dell'ufficio promozione della città, dottor Ferretti, e anche quella che è la nuova entrata da 6 mesi a questa parte, che è Carmen Stock, che vorrei omaggiarla con un perché no, a te no, solo la ringrazio per il suo contributo e per quello che farà, soprattutto anche perché non è semplice che avrà a che fare con le compagnie del carnevale, con i basker che dopo arriva all'ultimo momento, ecco, però Carmen te che la farà. Dunque grazie di tutto e grazie del lavoro fatto, soprattutto di quello che ti farà e di sopportarmi. Sono fatto così. Non ti so, mia moglie, se mi sopporta mia moglie. Grazie Carmen. Grazie a tutti quanti, buona estate, e non ne resta altro che vedersi in piazza, in Cali Terme, in Piazza del Novo, in Piazza del Nord, qua che siamo. Grazie e buona estate, grazie.